Nella sfida del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D che metteva di fronte due matricole, la spunta il Francavilla per 4-3 sul Nero Stellati Pratola dopo 90 minuti dalle mille emozioni e fra due squadre che non si sono certo risparmiate. Nel caldo del Valeanzuca si comincia di fronte a circa 400 spettatori. Al quinto la prima emozione di marca locale con Banegas che da prima del limite prende la mira concludendo in un soffio sopra la traversa. All'undicesimo ci prova dai 20 metri sempre per la formazione di casa Galli, che non inquadra però lo specchio della porta. L'11 di Ervese prende subito in mano le redini del gioco e così al 14esimo è ancora Banegas in area a rendersi pericoloso con il portiere ospite Parente che si salva in calcio d'angolo. Passa un minuto e sugli sviluppi del corner Capitan Sembroni di testa a schiacciare sotto rete trovando la respinta del portiere ospite. Il vantaggio è maturo e arriva al 16esimo quando Galli approfitta di un errore del portiere e ha porta praticamente sguarnita a mettere alle spalle dell'estremo Peligno. Vantaggio meritato per i padroni di casa visto che al 19esimo è Miccichè a divorarsi davanti ad un Parente, questa volta miracoloso, il gol del raddoppio. Il Francavilla è già in forma campionato con un Banegas già ispirato ma che al 22esimo manca di un soffio il raddoppio. La formazione pratolana si scuote solo al 24esimo quando spacca con i piedi a dire no a Disotti che conclude a colpo sicuro, ma è sempre la squadra adriatica a farsi maggiormente apprezzare sul piano del gioco nonostante il vantaggio, anche se nella seconda parte di primo tempo i giallorossi allentano un po' la presa non rischiando però praticamente nulla fino all'intervallo. Nella ripresa pronti via ancora Galli al secondo, questa volta di testa, va a segnare il gol del 2-0 festeggiando così la sua doppietta personale. Gara che sembra mettersi in discesa per il Francavilla che però rischia al settimo quando Di Ruocco in area fa tutto bene concludendo però di poco al lato. Il doppio vantaggio permette alla formazione del presidente Candeloro di amministrare la gara. L'11 di mister Di Marzio ci prova, ma la difesa giallorossa fa buona guardia. Sugli spalti fanno intanto festa i supporters francavillesi soddisfatti della prova dei propri beniamini. In campo accade poco, ma al 21esimo c'è però un lampo di Sotti che si guadagna un calcio di rigore dopo un fallo di Di Sabatino, superando poi Spacca dagli 11 metri, riaprendo così la partita. La squadra di Ervese accusa il calo fisico per una preparazione iniziata in ritardo. E così Peligni al 26esimo con Ponticelli di testa trovano il gol del 2-2, tutto da rifare per il Francavilla che poi ci riprova subito al 27esimo con Duro a cui Parente dice di no. Il finale di gara sembra sorridere ai nerostellati che mettono la freccia trovando al 39esimo il gol del 3-2 con Di Ruocco in contropiede. Ma non è affatto finita perché al 92esimo Mancini si inventa un eurogol per il 3-3 del Francavilla. Poi al 95esimo c'è un rigore per il Francavilla con Galli che dal dischetto non sbaglia per la tripletta personale ed il 4-3 finale che regala ai giallorossi il passaggio al turno successivo di Coppa. Di Marzio, una partita dalle mille emozioni, è arrivata la vittoria del Francavilla, però la sua squadra nel secondo tempo ha fatto vedere le cose migliori, siete riusciti a ribaltare questo risultato, partita che sembrava chiusa, poi nel finale un pizzico sicuramente d'amarezza, quando sembrava che i rigori fossero ormai ad un passo. Sì, diciamo che siamo entrati un po' timidi, però la squadra nel primo tempo si è mossa bene, abbiamo fatto un piccolo errore sul primo gol. Poi nel secondo tempo siamo usciti con un altro piglio, li siamo venuti a prendere un po' più alti, i cambi ci hanno dato un po' più di brillantezza, soprattutto lì tra le linee. E poi quando nel secondo tempo, tra virgolette, siamo riusciti a ribaltarla, abbiamo avuto un po' il gomito del tennista perché lì dovevamo essere ancora un po' più aggressivi sulla loro prima costruzione, invece siamo un po' abbassati. Poi è vero, abbiamo preso un, tra virgolette, un eurogol sul tre pari e poi abbiamo gestito male una palla in uscita da dove è scaturito poi il rigore. Sono contentissimo perché il primo tempo veramente abbiamo interpretato la partita come vogliamo. Devo dire che i ragazzi hanno risposto benissimo, la condizione atletica non era sicuramente delle migliori, quindi quei 60 minuti fatti a buoni livelli, poi purtroppo siamo un po' scesi, un po' sul piano atletico e un po' anche con la mentalità, con la testa, perché sul 2-0 non voglio assolutamente la gestione della partita, ma bensì cercare il terzo gol, quindi su questo ci dobbiamo lavorare ancora. C'erano anche diversi giocatori fuori, Amenta, Fofanà, tanto per fare qualche nome, squadra che è in fase tra l'altro anche di costruzione, arriverà qualche altro rinforzo, cosa ha chiesto il presidente?
Ma il presidente è al corrente di quello che può servire per cercare di migliorare la squadra. Ho la fortuna di avere una società importante, un presidente che conosce il calcio, sa come gestire la situazione. In questo momento io alleno un gruppo meraviglioso, un gruppo di ragazzi che mi stanno dando la loro disponibilità, sono veramente contento. Se poi dovesse venire qualcun altro che serve per migliorare la squadra, ben venga, altrimenti vado avanti volentieri con questo gruppo perché è un gruppo veramente ottimo.